Le recensioni autentiche, sia positive che negative, sono utili perché aiutano i clienti a prendere delle decisioni informate e questo aiuta anche i fornitori di servizi e i nostri partner di vendita perché li aiutano a differenziare i loro prodotti. Al contrario, le recensioni false sono molto dannose perché innanzitutto ingannano i clienti e rappresentano un elemento di vantaggio competitivo sleale nei confronti dei partner di vendita onesti. Le recensioni sono diventate uno strumento fondamentale. Moltissimi consumatori ne fanno ormai largo uso, sia in fase di consultazione, ma anche in fase di produzione di contenuti che possono essere utili per altri. Ed emerge così un protagonismo del consumatore all'interno di un ambito, di un ambiente che sia effettivamente trasparente, genuino. Questo fenomeno lo seguiamo ormai dal 2019, ma sappiamo che si è ulteriormente sviluppato proprio con la crescita del commercio online, che è stato ulteriormente accelerato dalla pandemia. Ecco perché è giunto il momento di intraprendere delle azioni per andare a colpire i soggetti disonesti. Innanzitutto abbiamo delle politiche chiare che proibiscono la pubblicazione di recensioni false e ovviamente agiamo nei confronti di tutti coloro che violano queste procedure. Il secondo aspetto che per noi però è prioritario è quello di prevenire la pubblicazione di recensioni false. Nel 2020 Amazon ha bloccato oltre 200 milioni di recensioni sospette. Amazon riceve 30 milioni di recensioni alla settimana e ognuna di queste viene esaminata dai nostri esperti investigatori e dai nostri sistemi di controllo che sono i più avanzati del settore. Amazon ha anche continuato ad incrementare la propria attività sul fronte legale. Proprio recentemente abbiamo avviato in Italia la prima azione penale intrapresa in Europa. Abbiamo intrapreso questa azione nei confronti di un broker molto importante. Aveva creato una rete di persone che acquistavano prodotti di Amazon, pubblicavano recensioni a 5 stelle in cambio di denaro del rimborso gratuito dei prodotti acquistati. Inoltre incoraggiamo i nostri clienti che maturano sospetti riguardo a certe recensioni di utilizzare il nostro tool che segnala l'abuso. Cosa si può fare di più oggi? La creazione di recensioni false è diventata una vera e propria industria che ha raffinato le proprie tecniche. Contrastare questo fenomeno è una sfida globale e per questo siamo molto lieti oggi di essere con Altro Consumo. Siamo convinti che lavorare insieme sia assolutamente necessario. Una ricetta per noi è quella di promuovere la trasparenza del mercato, appunto innanzitutto colpendo i soggetti abusivi, lavorare sulla collaborazione. Anche noi siamo molto contenti che Amazon per prima abbia voluto cogliere questa opportunità, andando a colpire quello che è un obiettivo a tutti gli effetti comune, e poi lavorare sull'educazione, che è assolutamente importante, continuare a parlare di questo fenomeno. Ed è proprio per questo che, come Altro Consumo, abbiamo pensato di dedicare a questa importante tematica un momento nel nostro Festival Futuro, che avrà il suo avvio tra pochi giorni, che proprio insieme ad Amazon vedrà una prosecuzione del nostro confronto, del ragionamento e una opportunità per i consumatori di poter acquisire ancora più consapevolezza intorno a questo fenomeno.